Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ai diritti dei cittadini, saluto subito il nostro avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, bentrovati, avvocato. Bentrovati. Beh, oggi parliamo un po' di bollette, bollette della luce, del gas. Iniziamo dalla prescrizione delle bollette e poi dobbiamo continuare il discorso che avevamo interrotto la scorsa settimana, cioè la fatturazione a 28 giorni che non si può fare per quanto riguarda le bollette telefoniche. Vedremo come funziona adesso per ottenere i rimborsi. Partiamo però dalla prescrizione, avvocato, perché insomma ci sono dei termini ben precisi. Sì, noi sappiamo che le utenze, quelle soprattutto domestiche, elettriche, gas, acqua, e dal dopoguerra ad oggi la prescrizione era quinquennale, 5 anni, perché sono contratti di somministrazione, quindi continuativi. E dal 1 marzo 2018 è entrata in vigore, per il momento solo fornitura elettricità, la prescrizione biennale, mentre per quanto riguarda il gas dobbiamo aspettare il 2019, dal 1 gennaio 2019 entra in vigore, quella dell'acqua parimenti, anche lì c'è dal 1 gennaio 2019 entreranno in vigore anche la prescrizione biennale, quindi di 2 anni, anche per questo tipo di fornitura. Quindi per questo tipo di fornitura al momento è quinquennale? No, solo per quanto riguarda l'elettrico, dal 1 gennaio 2018 è praticamente dal 1 marzo 2018 è biennale, è entrata in vigore la nuova norma, mentre invece dobbiamo aspettare un altro anno per quanto riguarda il gas e l'acqua. E quali sono le conseguenze? Noi sappiamo benissimo che prima potevano arrivare, sia per consumi non pagati, sia per conguaglio, fino a 5 anni, con notevole aggravio anche per quanto riguarda noi cittadini. Certo. Perché a parte il problema della conservazione delle fatture pagate per 5 anni, per cui quello è il tempo entro il quale il gestore poteva richiederci il pagamento, e poi anche tutti i problemi correlati, e quindi i problemi se uno cambiava gestore, quindi se cambiava gestore era tutto molto macchinoso, perché più passa il tempo più cambiamenti ci possono essere sull'utenza, quindi cambio di gestore, cessazione, cambio di intestazione e quant'altro. Adesso praticamente è diventata biennale. Biennale che cosa significa? Che adesso il tempo si è ristretto per il gestore per contestare sia il mancato pagamento sia il conguaglio. Per cui per quanto riguarda adesso quello che è in vigore, il mercato della fornitura dell'elettricità, dal 1 marzo 2018 non possono essere contestate all'utente il mancato pagamento o il conguaglio fino al 1 marzo 2016, possono andare indietro, oltre no, non è dovuto il pagamento. Quindi si può un po' fare spazio negli archivi personali che ogni cittadino ha? Sì, insomma, può fare spazio, perché adesso, per il momento, dal prossimo anno parleremo anche di gas e di acqua. Per il momento, soltanto per quanto riguarda l'elettricità, si può fare un po' di spazio, perché basta tenere 2 anni di ricevute di pagamento. Teniamo presente che comunque l'accortezza ci deve sempre essere, perché coloro che si sono visti arrivare somme a conguaglio, sapete benissimo che è una cosa che il conguaglio spesso e volentieri il gestore, in modo assolutamente nemmeno empirico, che non è sulla base dell'esperienza, perché lì parliamo di contatori e quindi di matematica, inseriscono automaticamente questo conguaglio
nel termine di prescrizione. Anche in quel caso dobbiamo sempre andare a verificare effettivamente quel conguaglio a che periodo si riferisce e quindi anche lì è utile conservare le bollette perché lì c'è l'effettivo consumo, cioè il consumo rilevato. Ricordiamoci che spessissimo praticamente noi paghiamo tutte le forniture in generale su consumi presunti. Consumi presunti perché si parte da quando si attribuisce un consumo al consumatore, all'utente, e da lì fino a quando non viene effettuata una lettura, quindi una lettura che viene il tecnico e legge esattamente quello che c'è, ci sono tutti quanti consumi presunti. Sulla base dei consumi presunti si agisce anche per andare a richiedere le somme a conguaglio. Per cui sempre è buona operazione andare a verificare quando paghiamo per consumi, diciamo, presunti e soprattutto dall'ultima rilevazione personale che è stata fatta, quanto paghiamo? Perché quello è sempre il punto che noi dobbiamo avere certo, ben attenti, perché altrimenti a conguaglio magari somme che si ritiene dovute, non pagate, di 10 anni prima, vengono buttate tutte in un arco temporale entro i termini di prescrizione. Però naturalmente questa è una pratica scorretta, è pratica scorretta che va impugnata, perché altrimenti poi diventa, una volta che si paga, cioè diventa sempre più difficile poi andare a dimostrare che mi hai fatto pagare in più e andare a, è la dimostrazione poi deve per forza pagare, passare attraverso un giudice, quindi con consulenza tecnica e quant'altro, per cui diventa anche dispendioso. Per cui sempre attenzione. I contatori difettosi, insomma, ultimamente si parla di alcuni contatori del gas che insomma, sarebbero difettosi. Allora il cittadino, l'utente, no? Come può difendersi, come può far valere i suoi diritti in questi casi? Allora il cittadino, quando si è in presenza di una sostituzione del misuratore perché difettoso, prima cosa di tutto ogni sostituzione deve avvenire in contraddittorio con il titolare dell'utenza, quindi indipendentemente se il contatore è dentro l'abitazione o all'esterno, deve essere sostituito previo avviso, previa convocazione e quindi insieme al tecnico che smonta materialmente, cambia il misuratore, ci deve essere l'intestatario dell'utenza. Chi sostituisce, il gestore che sostituisce il misuratore con uno nuovo, deve naturalmente lasciare, si chiama il foglio di lavoro, che praticamente deve mettere che ha sostituito il contatore con un altro e deve segnare esattamente quello che consuma, quello che è segnato come consumo, ed è cosa buona e giusta che l'intestatario fa una foto appunto in modo che a futura memoria rimanga sempre quello che è scritto sul contatore. Certo. E cosa molto importante, bisogna stare attenti, perché una volta che viene sostituito il contatore vecchio con uno nuovo perché difettoso, il gestore non può richiedere somma a conguaglio, perché se è difettoso non può essere difettoso a discapito dell'utente. Certo. Per cui una volta, se uno fa il controllo e vede che il contatore è difettoso, il gestore, siccome si paga un canone, viene e lo sostituisce, perché molte volte tolgono il misuratore, quindi l'utente, l'intestatario ne perde proprio il possesso, lo perde, e poi dopo mesi arrivano bollette di conguaglio anche molto onerose. Quindi noi abbiamo che il contatore che è stato portato via viene messo non so dove e può anche darsi l'eventualità che quel contatore durante il trasporto venga rotto definitivamente oppure cioè ancora di più venga fra virgolette manomesso, perché durante il trasporto poi viene buttato in un deposito e quant'altro, per cui non riuscirebbe mai l'utente ad andare a verificare esattamente matematicamente qual è il consumo, perché è difettoso, se è difettoso perché ha segnato in meno, ma spesso e volentieri perché deve segnare in meno? Può anche potrebbe segnare in più. Per cui anche quando arriva un conguaglio in base alla sostituzione di un misuratore difettoso, non pagate, perché
ripeto, uno paga per il consumo quando il consumo è accertato, però è accertato e il gestore ci deve dare la garanzia e la sicurezza, però non perché ce lo garantisce lui, matematica, che praticamente quella misurazione è esatta. In presenza di un misuratore difettoso, naturalmente questa non c'è. Certo, quindi per non cui pagare il conguaglio in base alla sostituzione di un misuratore difettoso non è dovuta. Quindi bisogna dirglielo poi al gestore, io non pago questo conguaglio. Sì, bisogna sia in termini di istanza di autotutela, si scrive e quant'altro, fino ad arrivare poi davanti al giudice di pace, a secondo del valore di quello che viene richiesto, perché anche in questo caso il gestore, siccome unilateralmente emette le fatture, noi dobbiamo per forza poi avere una verifica giudiziale di quello che ci viene chiesto. Allora, il nostro Luca mi sta mandando nel mio preview una foto che ci ha fatto pervenire un telespettatore. Apriamo una parentesi, perché in questo caso continuiamo a parlare di bollette, contatori, eccetera, ma c'è questa foto, vediamo delle strisce blu, quindi la striscia blu, parcheggio a pagamento, si paga il tagliandino, si parcheggia in base all'orario, però c'è anche il cartello di rimozione, quindi il divieto di sosta, cartello divieto di sosta con rimozione 024. Allora, una persona che vede la striscia blu, avvocato, va a parcheggiare, quindi tranquillamente, però poi magari capita, anzi capita spesso, che si trova la multa per quel parcheggio in quanto è in una zona rimozione, un divieto di sosta, insomma un controsenso a discapito dei cittadini. Allora, ci sono tanti cittadini, ci sono pervenute delle segnalazioni, tanti cittadini hanno ricevuto la multa proprio per aver parcheggiato nelle strisce blu con zona rimozione. Sembra un po' un paradosso, un controsenso. Cosa bisogna fare? Allora, in linea generale ricordiamoci di osservare sempre diciamo, la cartellonistica, diciamo, quella verticale, quindi diciamo, dove c'è il cartello bisogna ossequiare il cartello. In questo caso specifico, dove c'è sia una segnalazione, quella che è messa a terra, che sono le strisce blu, e poi c'è un cartello di divieto di sosta, naturalmente l'atto amministrativo, che è la sanzione, è viziata, perché è la pubblica amministrazione, e in questo caso il comune, che ha la gestione sia dei parcheggi nel proprio suolo, sia per quanto riguarda la segnaletica, la multa in quel caso è nulla, perché praticamente trae chiaramente in inganno l'automobilista, perché l'automobilista deve avere come percezione quello che è permesso. La striscia blu è permesso parcheggiare, non deve andare a vedere se è sparso per quella strada qualche cartello che dice qualcosa di contrario e costringerlo a interpretare. L'automobilista non deve interpretare, certo. Ci deve essere una segnalazione chiara, non distonica, per cui la multa è nulla. Come si annulla? Naturalmente, sapete benissimo che quando vi arriva una contravvenzione per violazione delle norme del codice della strada, 30 giorni di tempo si può impugnare davanti al giudice di pace. E si può fare un'istanza di autotutela senza però far decorrere i 30 giorni per impugnare, altrimenti una volta che non viene impugnata nei 30 giorni, praticamente poi diventa titolo esecutivo per esigere parte delle somme. Però quindi stiamoci molto attenti. Esiste anche la possibilità di ricorrere, invece che al giudice di pace, in via amministrativa al prefetto, e qui competente per la provincia. L'unica diciamo, conseguenza negativa è che se il prefetto rigetta la vostra richiesta, automaticamente si raddoppia la sanzione. Ecco. Vero è che quando il prefetto rigetta, noi possiamo sempre ricorrere al giudice di pace. Quindi la cosa più per risolverla in modo più celere è sempre quella: entro i 30 giorni si può fare un'istanza di autotutela, ma entro i 30 giorni impugnare, quindi in opposizione al giudice di pace, la sanzione amministrativa. In questo caso è chiaramente nulla. Certo, perché il nostro telespettatore ci diceva, ma se non si può parcheggiare, c'è il divieto di sosta, perché non si cancellano le strisce blu?
perché ma in certo. effetti uno viene indotto anche in errore, perché magari uno vede la zona di parcheggio, la striscia blu, non guarda intorno se ci sono magari cartelli, parcheggio e poi trova l'amara sorpresa. Ma è proprio per questo, perché quando ci sono dei segnali di divieto oppure di permesso, devono essere normalmente percepibili. I ricorsi che si stanno inoltrando per le zone ZTL, uno dei motivi di contrasto è proprio questo, nel senso che il codice della strada prescrive che ci siano dei segnali esplicativi del divieto o del permesso. Quindi andare a spiegare che cosa significa quello che il comune ha posto. Nel caso di specie, tutto diciamo, la controversia sul varco attivo e varco non attivo, il codice della strada prescrive che ci siano dei cartelli esplicativi e spiegare alle persone che varco attivo, benché il dizionario italiano significa puoi passare, per il codice della strada significa che non si può passare, certo, e viceversa il varco non attivo si può passare. Sono stati accolti molti ricorsi? Sono stati accolti molti ricorsi e, ripeto, uno dei motivi di opposizione è proprio questo, perché praticamente, a parte che l'automobilista o sta attento alla guida oppure deve andare a interpretare quelli che sono i cartelli, devono essere chiari. Certo, devono essere chiari, intellegibili, perché uno non si può distrarre. Il divieto di sosta è divieto di sosta. Non ci può essere divieto di sosta, strisce blu, strisce bianche e quant'altro. Deve essere così. Il varco dove non si può passare, varco attivo, o si mette un semaforino rosso oppure un cartello esplicativo, che varco certo. attivo significa divieto di passaggio, però ci deve essere... Ecco, deve essere immediatamente intellegibile. Quindi, insomma, chi ha ricevuto la multa per questo divieto di sosta un po' anomalo, anche perché deve impugnare. Deve impugnare, quindi magari l'amministrazione può fare un po' di chiarezza, magari cancellare le strisce blu. O... Deve cancellare, perché sovrapposizioni di segnali che sono paradossali fra di loro non ce ne devono stare. Ripeto, perché l'automobilista non deve andare... Cioè, se facciamo la lotta perché un secondo di distrazione con lo smartphone può avere conseguenze, certo. perché uno, i segnali che ci sono in autostrada, quando guidi, guida e basta. Quindi uno deve guidare e basta. I segnali devono essere chiari, intellegibili, di immediata percezione. Sicuramente. Allora, chiudiamo questa parentesi. Intanto ringraziamo il telespettatore che ci ha inviato questa foto, perché giustamente era indignato per questa situazione. Torniamo a parlare delle bollette. Le bollette a 28 giorni, la fatturazione a 28 giorni. Non si può fare più? Non si può fare più. E praticamente è intervenuto l'autorità garante per le telecomunicazioni, che praticamente noi abbiamo assistito che per oltre un anno abbiamo pagato, per quanto riguarda la telefonia mobile e fissa, a una fatturazione di 28 giorni. Così facendo il gestore si è fatto pagare una mensilità in più. Adesso per tutti, in via automatica, entro il 31 dicembre 2018, quindi fra poco, verranno rimborsati automaticamente. Coloro che hanno un contratto ancora in essere verranno accreditati i soldi nel contratto che hanno in essere. Come? O compensando con il pagamento successivo, però già si vedono scalare quella somma, oppure chi ha cambiato gestore, praticamente in quel caso viene mandato una comunicazione in cui si chiede dove devono essere mandati quelle somme, se un indirizzo diverso da quello che è stato dato al momento dell'accensione del contratto. Quindi avverrà in automatico? Viene in automatico, senza bisogno assolutamente di far nulla. Quindi sono stati condannati tutti i gestori a rimborsare le somme per questa annualità in cui hanno rubato un mese. Quindi un esborso non indifferente, insomma, per i gestori. Che un esborso non indifferente, però sappiamo che ciclicamente poi i gestori aumentano le tariffe, aumentano il prezzo dei servizi connessi, per cui diciamo che non ci perdono mai. Insomma, quindi entro fine anno, insomma. Entro fine anno ci sarà il rimborso di tutti quanti, per cui si vedrà scalare.
eccezionalmente, qualora per qualche disguido non dovesse arrivare questo rimborso, ci sono praticamente i numeri verdi o le PEC in cui si può diciamo, far rilevare che su quel numero di contratto, su quell'utenza col numero di telefono, eccetera, eccetera, non è stato effettuato il rimborso. Però diciamo che questo ormai è entrato in vigore, per cui è una norma di legge, per cui va rispettata. Quindi entro fine anno qualche entro fine anno, ecco, il panettone si può comprare, ecco, diciamo. Per, magari qualcuno aspetta ancora il fitto casa, no? Anzi, il fitto molti casa aspettano. Speriamo, il fitto casa speriamo anche questo, che dovrà essere liquidato entro il 31 luglio 2018, e dovrebbe essere pagato prima di Natale di quest'anno, per cui siamo arrivati. Voglio ricordare che le somme sono già state stanziate, sono già state mandate ai comuni, per cui poi è una parte amministrativa dei comuni che devono, a coloro che hanno i requisiti per usufruire del contributo fitto casa, che devono poi, è una fase meramente amministrativa per la liquidazione agli aventi diritto. Abbiamo ricevuto delle email che riguardano sempre le bollette, no? A volte si hanno degli addebiti per servizi mai richiesti. Che cosa bisogna fare in questo caso? Intanto rispondiamo tra poco perché abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuto. Io volevo fare una domanda al dottore. Prego. Per quanto riguarda le pensioni di invalidità civili, si era parlato di aumenti, di portarlo a 500 euro. Il dottore sa se nei nuovi decreti legge è prevista questo aumento della pensione a 500 euro? Le pensioni che attualmente sono a 288 euro. Volevo sapere questo. Sì, l'aumento delle pensioni, insomma. Il ministro Salvini aveva detto, almeno nella sua campagna elettorale, questo, che portava la pensione di invalidità da 288 a 500 euro. Allora, ci sono novità in merito, avvocato, perché sulle pensioni... Su qualunque tipo di pensione ci sono gli adeguamenti, ma gli adeguamenti sono quelli rapportati al costo della vita, per cui diciamo a scadenze annuali, con l'aumento del costo della vita, di una piccola percentuale vengono aumentate anche le pensioni, tutti i trattamenti pensionistici, assistenziali e quant'altro. E quello di cui parla il telespettatore è che praticamente sarebbe diciamo l'adeguamento alla pensione di cittadinanza di tutte le rendite che si hanno a titolo diciamo di pensione, non sono 500 ma si dovrebbe arrivare a 780 come diciamo adeguamento. Il problema che c'è nella legge, adesso vediamo se avrà diciamo esplicazione materiale. Come il reddito di cittadinanza, come pare reddito di cittadinanza sia destinato a slittare, pare, perché Si avrà il diritto a percepirlo quando praticamente verrà liberato, cioè verrà, non ci saranno ancora, ci sono questi problemi con l'Europa, con la Comunità Europea, devono fare un po' i conti, ecco, se ce n'è per tutti. Bisogna vedere se insomma tutto quadra, insomma, se ci sono poi i fondi. Se ci sono i fondi, eccetera. Per il momento diciamo che in questo accordo, nella legge finanziaria, esiste, ci sono, figurativamente ci sarebbero anche le coperture, però vediamo poi gli effetti pratici quali sono. Quindi sono stati messi nero su bianco? Sono stati messi nero su bianco, adesso devono essere messi nelle tasche. Nelle tasche dei cittadini. Salutiamo chi è in linea intanto, pronto? Sono Marco, chiamo da Rogliano. Benvenuto intanto, prego. Volevo chiedere all'avvocato un'informazione. Sì. Io giorni fa un mese fa ho sbattuto contro un'anta della cucina e quindi sono andato via il 24 maggio, mi sono fatto fare la richiesta del medico per andare a vedere cos'era. Un'anta della cucina, un incidente domestico, diciamo. Sì, ho sbattuto lì e poi mi hanno mandato alla Madonnina. Sì. Sì. Lì mi hanno detto sì, si può fare, qui, là, però deve pagare 300 euro.
per guardare questa cosa. Ma mi sembra un po'... Non ho capito. Guardare che cosa? Per guardare questa piccola ferita che c'ho, la crosta che non casca. Cioè lei aveva... Possibile? È andato in pronto soccorso, non ho capito bene se... No, sono andato il 24 maggio con la richiesta per andare e mi hanno mandato a questa clinica. Sì. E mi hanno chiesto 300 euro per togliermela, non so. Guardate, tutte le prestazioni che voi... Allora, se questa ferita voi non avete... Avete deciso di non accedere al pronto soccorso, è un conto. Non mi hanno mandato al pronto soccorso. Ma non è che il medico curante vi deve mandare al pronto soccorso, cioè se voi ritenete che era una ferita che dovevate andare al pronto soccorso, venivate, ecco, vi venivano fatti gli esami e quant'altro, diciamo, in maniera assolutamente gratuita, cioè... Avvocato, ma se mi poi... hanno mandato... Avvocato, il mio medico mi ha mandato a via 24 maggio per avere la richiesta. Ho capito, l'unica, molto probabilmente, però bisogna vedere le carte, voi non siete andato presso una struttura, per sicuramente non in urgenza, in emergenza, ma perché c'è una crosta che non sapete, perché non si rimargina e quant'altro, e quindi vi hanno semplicemente mandato presso una struttura accreditata col Servizio Sanitario Nazionale e quei soldi che vi hanno chiesto di pagare non è nient'altro che il ticket, non è una perché voi pagate il ticket in base alla... Avvocato, io sono esente da ticket perché c'è una pensione sociale. Guardate, voi, però ci sono prestazioni e prestazioni. Ecco, questo vi voglio dire. No, ecco, bisognerebbe non è che, vedere che tipo, ecco, di che ferita cosa è, di ferita, perché che cosa hanno scritto all'ingresso, perché se per fare quella ferita non siete andati presso il pronto soccorso perché non ce ne sarà stato bisogno e avete bisogno di prestazioni, di più prestazioni, che siete esente, ma siete esente anche per reddito, non è che avete tutte quante le prestazioni, le avete gratuite. Quindi quella, tra l'altro, è una struttura privata accreditata. È una struttura privata accreditata, quindi mi meraviglio anche di questo. Però vi consiglio queste carte che avete, fatele vedere all'associazione dei consumatori, insomma, un tecnico che sappia leggere bene a che titolo ve le hanno fatte pagare e soprattutto che per l'ingresso, cioè l'accesso... Per che cosa? Visita dermatologica, visita, non lo so, vascolare. Visita dermatologica, visita... sì. Oh, e per cui, ecco, diciamo che non è che uno si fa tutte le specialità gratuitamente, ecco. Per cui andiamo a vedere, forse in modo un po' superficiale, vi è stato messo praticamente un tipo di visita specialistica che magari forse non ce n'era bisogno. Vabbè, per cui voi pagate a secondo... Però vi consiglio sempre di farla vedere perché lì c'è scritto il perché e il per certo, come. Noi senza anche vedere perché voi l'esenzione, quando andate al medico curante, in automatico esce praticamente il vostro codice di esenzione. Per cui il codice di esenzione non è che uno lo mette a penna, è in automatico. Quando l'avete portato alla clinica, ecco perché sono delle prestazioni che fuoriescono dall'esenzione. Però magari il medico, perché visita dermatologica vuol dire che forse, speriamo di no, c'è qualche altra patologia e non semplicemente il fatto dell'anta. Ecco, bisogna vederlo bene, fatelo vedere insomma. Cioè, ecco. Io devo andare in pubblicità, se lei vuole fare qualche altra domanda può rimanere sì, qui. Volevo chiedere un'altra cosa. Se ci aspetta, perché io devo dare la linea alla regia, pochi secondi di pubblicità, torneremo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci di nuovo in studio, non so se ancora abbiamo la telefonata di prima. Pronto? È caduto? Pronto? No, è caduta la linea, insomma, questo è il nostro telespettatore che da un'anta, da un banale incidente domestico, insomma,
ci dice che è andato in un ufficio dell'ASP, che poi l'hanno mandato in una struttura privata e gli hanno chiesto questi 300 euro. Quindi bisogna capire che cosa è successo, quello che dicevamo, perché non si è andati subito magari in pronto soccorso, magari lì si poteva pagare se magari un codice bianco, insomma bisogna vedere le carte. Telefonate intanto, pronto? Sono quelle di prima. Ecco, sì, voleva fare un'altra domanda, mi diceva. Sì, volevo che poi sono andato in ospedale, mi hanno dato la possibilità di farlo a marzo. Ecco. Una visita all'ospedale a marzo. E lì è senza pagamento, cioè... No, non pagavo, non ho pagato nulla. Vale l'esenzione. No, ma questo vi stavo dicendo, perché forse questo passaggio dovevate farlo prima, perché presso questa clinica che voi siete andati a fare questa visita specialistica... Avvocato, il medico mi ha dato questa carta che potevo fare io. Ho capito, il medico vi poteva dire anche di andare sulla luna, però quello che vi voglio dire... Se la clinica presso cui siete andati vi ha fatto pagare questi 300 euro... No, non ho pagato perché non l'ho fatta. E allora di che stiamo parlando? Perché se non l'avete fatto... Volevo sapere il problema, se dovevo pagarlo oppure il no. Il problema è questo, perché le cliniche fanno pagare, bisogna vedere perché con il codice che avete vi avrebbe fatto pagare i 300 euro. Perché se la lista di attesa era molto lunga presso... l'ASP, e quindi voi avete preferito non avere liste d'attesa ed andare a pagare, diciamo, questo ticket? Non preferito, dottor avvocato, non preferito. E via Popiglia mi ha dato questa carta per andare a questa clinica. Oh, vi voglio dire, preferito in che senso? Via Popiglia me l'ha data questa carta per andare lì. Io non sapevo se dovevo pagare. Quando ha detto domani mattina venite che lo facciamo. Oh, però io questo vi voglio dire. Perché? Questo mi ha detto. Perché ci sono le strutture che sono convenzionate con l'ASP. Funziona che se loro hanno superato il budget di spesa che viene rimborsato dalla Regione Calabria... Ma io come potevo saperlo questo? Però vi dico una cosa, così ve l'ho fissato in mente. Se hanno superato il budget fissato dalla Regione Calabria, le prestazioni le fanno pagare. Con la ricevuta di pagamento voi ve le potete far rimborsare dall'ASP. Questo per quale motivo? Se all'ASP voi avete una lista d'attesa e questa lista d'attesa è sicuramente potrebbe essere pregiudizievole per il vostro stato di salute, perché se voi avete bisogno di una visita specialistica e l'avete dopo 60-70 giorni, molto probabilmente il problema, la patologia che avete, se l'affrontate subito ha un esito in un modo, se l'affrontate facendo passare tempo si potrebbe complicare la situazione, ben voi potete rivolgervi presso un'altra struttura che ha i tempi brevissimi e con la ricevuta del pagamento che avete fatto potete farveli rimborsare dall'ASP di competenza. Quindi questo è quello che vi volevo dire. Dall'ASP di competenza dovevo fare una domanda, No, prima dovete pagare e poi andate a farvelo rimborsare. Cioè, se vi sto dicendo quali sono i casi, voi adesso avete sicuramente sapete quando dovete andare a fare questa visita specialistica. Sì, gliel'hanno detto a marzo adesso. A marzo. Se il vostro medico ritiene che dovete aspettare 4 mesi, in 4 mesi, se è una patologia che può rimanervi addosso per 4 mesi e non vi porta problemi, aspettate a marzo. Se invece è una patologia per cui se vi ha chiesto una visita specialistica, può darsi che se ci vuole una visita specialistica vuol dire che probabilmente qualcosa non va e i tempi sono comunque, potrebbero pregiudicarvi in qualche modo lo stato di salute, ve l'andate a fare da un'altra parte dove non ci sono liste d'attesa, con la ricevuta andate e chiedete il rimborso alla ASP di competenza, questo voglio dire. Intanto la ferita come va adesso? Insomma, stiamo parlando... No, c'è sempre la crosta. C'è la crosta che insomma non va via. Non casca. Quindi... Può chiederlo al medico curante, dire, senta, io posso aspettare 4 mesi per fare questa visita? Oppure mi può succedere qualcosa di preferibile più grave. Farla prima? Questo, nel frattempo togliete l'anta, ecco. E state open space, senza ante che non servono.
Chiaramente cerchiamo di sdrammatizzare, certo, così, certo. Però, insomma... Poi volevo chiedere un'altra cosa all'avvocato, sì. Non ho capito il fitto casa perché non me l'hanno pagato l'anno scorso, sì. Volevo sapere se c'era speranza per quest'anno. Perché non ve l'hanno pagato l'anno scorso, che vi hanno detto? E non l'hanno pagato, il comune dice che i soldi la regione non l'ha mandato, sempre le solite scuse. Ho capito. Allora, la Regione Calabria, i pochi soldi che ha a disposizione per i comuni calabresi, li ha già... La sua competenza amministrativa, cioè di mandare i soldi della regione ai comuni, lo ha già fatto. Adesso i comuni, la fase amministrativa di competenza comunale è quella di andare a dividere in percentuale i soldi che sono pervenuti in base al numero degli aventi diritto. E questo l'avete detto anche l'anno scorso, avvocato. Lei ha fatto una richiesta di accesso agli atti presso il suo comune per no, capire... No, non ho fatto richiesta perché mi scaricano, sempre le cose scaricano. No, una richiesta di accesso agli atti. C'è un formulario, un modellino e il comune vi deve rispondere. L'ha detto anche l'anno scorso che stavano pagando, però anche quell'anno scorso non l'hanno pagato neanche. Bisognerebbe capire... Allora, Cosenza ad esempio hanno pagato, bisognerebbe capire nel comune di... Il comune di Cosenza ha anche messo soldi propri, finanze proprie. E ci sono anche altri comuni che hanno pagato in Calabria. Bisogna capire se il suo comune ha fatto questa richiesta, insomma, perché ogni anno il comune deve comunicare il fabbisogno. Entro fine maggio, perché se non adempie ogni fine maggio deve mandare alla Regione Calabria il bisogno di fitto casa dei propri cittadini. Se non adempie a questo compito, quindi questo adempimento di legge, la Regione non manda i soldi. E io come posso intervenire allora? Istanza di accesso agli atti. Così il cittadino, l'unico modo per cui insomma, può saperlo, perché il comune lo deve mettere nero su bianco, è l'istanza di accesso agli atti, perché nel momento in cui per iscritto il cittadino, sono dei modellini che si trovano dappertutto, al comune certo, insomma così. Tutti gli sportelli di tutti i comuni questi modellini di accesso agli atti, sono delle domande semplici in cui il cittadino chiede perché... nel 2017, faccio un esempio, non è arrivato il fitto casa. L'unico modo per sapere che il comune poi deve rispondere, ecco, l'ente nel momento in cui si fa un'istanza di accesso all'atto deve rispondere per iscritto, ok? Grazie, e quindi grazie. Nel momento in cui risponde per iscritto uno sa che cosa è accaduto e quindi uno poi si può regolare di conseguenza, però magari così a voce, sai... Insomma, a volte magari si trova l'impiegato che magari non è del settore oppure non ha molta voglia, insomma. Insomma, noi siamo sempre i disperati che non sanno come fare. No, faccia così, insomma, vada al comune. E lo faccio sì, ma lo faccio incazzato questa volta. Un'istanza di accesso agli atti molto semplice. Ma stavolta lo faccio incazzato perché ogni volta mi rispondono alla regione, non ne ha mandati qua, là, tutte queste chiacchiere. E allora bisogna metterlo per iscritto, ok? Noi questo siamo. Ma la denuncia non si può fare direttamente. No. Sì, potete fare quello che volete, però fate un'istanza d'accesso agli atti senza andare, è molto semplice, c'hanno i modellini, i comuni, la compilate, la sottoscrivete, fatevi una fotocopia di quello che depositate, che cosa è successo, fatevi dare il protocollo e quindi l'amministrazione entro 30 giorni vi deve rispondere. Non va in porto neanche quest'anno. Come? Ve lo farò sapere se va in porto o non va in porto neanche quest'anno. Intanto lei faccia l'istanza di accesso agli atti. Io faccio tutto, faccio. Così, però, vediamo la risposta, nel momento in cui arriva la risposta. Ma io ho incontrato Guccione, mi diceva no che l'abbiamo mandati i soldi qua, là, però non arriva mai niente. Le parole insomma chiaramente sempre volano, no? Bisogna fare per iscritto, bisogna capire che cosa è successo. Quindi nel momento in cui lei per iscritto chiede che cosa è successo con questi fondi del fitto casa, il comune le risponde sempre per iscritto e poi in base alla risposta poi uno si regola, può avere anche il quadro più preciso, va bene? Faccio grazie subito molte. L'istanza, entro 30 grazie giorni molte. Il comune deve rispondere, ok? Grazie molte. Grazie a lei. Torniamo sulle bollette, avvocato, allora diciamo cosa bisogna fare per se si attivano servizi non richiesti in bolletta, mi pare non avevamo risposto a questa domanda. No, come tutti i servizi non richiesti, perché dobbiamo anche stare attenti perché molte volte, soprattutto chi paga tramite RID, praticamente se ne accorge dopo molti mesi,
Naturalmente, o se uno se ne accorge subito, ci sono i numeri verdi gestore per gestore che vengono praticamente annullati immediatamente tutti i servizi non richiesti. Quando invece un servizio non richiesto, vediamo che incominciamo a vederci scalare la carta prepagata oppure se è in conto corrente, e lì naturalmente bisogna fare tramite PEC, bisogna fare una diffida al gestore dicendo che praticamente non vi è mai richiesto quel servizio aggiuntivo, diffidarlo dal continuare a pagare, e poi si fa una conciliazione tramite il Corecom, e che quindi tramite internet, che lo spieghiamo dopo, che sì, è una procedura molto veloce. Telefonate intanto, pronto? Pronto? No, caduta la linea. E praticamente l'istanza di conciliazione, no, che praticamente si hanno con tutti i gestori di telefonia, si chiama conciliazione. Quella che invece si fa con tutti gli altri aspetti commerciali si chiama mediazione. Qui siamo in sede di conciliazione. Prima si poteva svolgere presso gli organismi, Camera di Commercio, organismi privati. Adesso tutte le controversie che ci sono con i gestori in via preliminare vanno risolte tramite il Corecom. Il Corecom praticamente è un ente regionale, si accede tramite internet, ci sono praticamente i formulari dove questa contestazione si può fare esclusivamente tramite internet. Quello che si faceva prima presso le Camere di Commercio adesso si fa solamente online. Sono delle procedure molto veloci, e praticamente il Corecom, che praticamente è formato questo ufficio naturalmente sia da titolari quindi dell'ufficio Corecom. C'è una comparizione che si può fare anche tramite internet, e praticamente le performance di accordo superano il 90%, quindi è molto buona. Quindi obbligano il gestore a produrre il consenso ad avere attivato quel servizio non richiesto. In mancanza di ciò, naturalmente viene annullato, quei soldi che si chiedono per un servizio mai richiesto. Può essere che si supera anche questa fase del Corecom, e praticamente il gestore, nonostante abbia torto, non recede dal richiedere le somme, giudice di pace. È importante espletare però questa preliminare passaggio. Telefonate intanto, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Io chiamo da Fuscaldo, provincia di Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Sì, grazie. Sì, può fare la domanda. Quando? All'avvocato. La domanda? Certo. La domanda volevo sapere è delle situazioni sul bonus per quanto riguarda l'indennità d'accompagnamento. Allora, io non ho capito, l'indennità d'accompagnamento l'ho capito, qual era la domanda, se c'è? Volevo sapere se il bonus mi spettava escluso dal reddito, o se c'è incluso anche il reddito di 6. Il, che bonus? Io non so se il bonus è di 1.900 euro. Io non so di cosa, avvocato, non so se lei... Allora, ho capito. Allora, il bonus praticamente che è superiore alla cifra che avete detto voi... Superiore? Me la sento poco, molto poco. Sì, è un po' è superiore alle 900 euro, che praticamente vengono accordati a coloro che hanno convivente presso il nucleo familiare un soggetto che ha l'indennità di accompagnamento, per cui invalido al 100%, riconosciuto con il diritto all'indennità di accompagnamento. È una misura che vale soltanto è una misura che vale soltanto per i pensionati, no? Del settore pubblico, per cui il pensionato del settore pubblico. Sì, settore pubblico, sì, va bene. Perfetto. Okay. E allora dovete semplicemente fare... La sento molto poco. Dovete fare la domanda, seguite il labiale. Dovete fare, o ci può ascoltare attraverso... Dovete fare la domanda presso
qualunque ufficio INPS o online, ma la cosa più semplice, rivolgetevi gratuitamente ad un patronato e loro vi faranno la pratica, inoltreranno la pratica per avere il bonus online. Per cui gratuitamente patronato, non CAF, patronato. Certo, lo trovate su tutto il territorio. Pensionati settore pubblico, quindi, chi ha insomma una indennità di accompagnamento, quindi può... Ha il bonus, sì. Ha il bonus, quindi un patronato in questo caso fa il caso nostro, possiamo dirlo. Perché perfetto. Lo fanno online, hanno poi tutti i canali. Sì, sì, sì. Eccetera, a Fuscaldo c'è, per cui tranquillamente, in modo gratuito, loro ve lo fanno online, vi danno la ricevuta, per cui con tutta la documentazione e naturalmente le notizie che servono, le inseriscono e praticamente poi potete avere questo. Allora, non so se è ancora in linea, pronto? No, è caduta. Pronto? Ah, ecco. Quindi può recarsi anche domani a un patronato per fare questa richiesta? Mi sono già recato a un patronato, sì. Ma ha detto che ci vuole l'ISEE inferiore a 9.000 euro. L'ISEE inferiore a 9.000 euro, quindi c'è il... Sono i requisiti, certo, certo, ma i requisiti li dovete rispettare, quelli ovviamente li dovete rispettare. Andate a vedere se avete un ISEE superiore... per quale motivo, che voce c'è, andatevi a controllare le voci che sono state immesse, perché spesso e volentieri quando vi siete recati dal CAF e avete dato delle notizie, andate a capire bene per quale motivo, ecco, superate la soglia minima, anzi massima, per avere accesso al beneficio. Se io supero la soglia dei 9.000 euro non mi spetta più. E certo, perciò vi sto dicendo, recandovi al patronato, loro vi dicono, tutte vi fanno delle domande per sapere la situazione vostra e naturalmente l'incartamento che dovete produrre. È ovvio che già il patronato vi sa dire, dall'incartamento che producete, se avete diritto o meno. Quindi in questo caso, in questo caso l'ISEE incide. Allora questo io volevo sapere, se era veritiera quella che mi ha detto il patronato o meno? Ah, quindi voleva sapere se c'era questa voce del reddito che andava ad incidere. Certo. Quindi sì, il patronato ha detto la cosa giusta, quindi non ci rientra per un... Ma vi chiederà, a parte la documentazione anagrafica, la documentazione riferita al nucleo familiare, al reddito e quant'altro, ve lo richiede, per cui fra... La documentazione che portate, le notizie che dovete dare per inoltrare la domanda, se c'è qualcosa di dissonante, di irregolare, ve lo dicono subito e poi andate a vedere se è effettivo quel reddito ISEE, se diciamo è quello, perché ricordiamo molte volte che il reddito ISEE fa riferimento ai redditi prodotti nell'anno precedente. Se dall'anno precedente all'attualità c'è stata una diminuzione di reddito, perdita di lavoro oppure non si è lavorato per tot mesi, naturalmente vi appare figurativamente la situazione reddituale dell'anno precedente, però effettivamente avete un reddito minore, quindi sono tutte delle cose che si devono risolvere. Ecco perché vi dico, se siete sicuri che il reddito ISEE è quello, che non è stato modificato nel corso dall'anno scorso ad oggi, allora... diciamo che ha ragione il CAF, altrimenti se ci sono qualcosa da aggiustare o da riportare all'attualità, quello poi è un compito che dovete fare voi. Va bene, tutto chiaro, non so se ho già messo giù. Noi purtroppo dobbiamo fermarci, avvocato, dovevamo parlare parleremo di carburante sporco, rottamazione e condono e rimborso delle cartelle esattoriali pagate in più. Sono rimasti un po' di argomenti. In sospeso, li affronteremo prossima settimana, come sempre grazie all'avvocato Pierpaolo Rodighiero e grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.